tutti, oggi sono qua per consigliarvi un fumetto che ho letto recentemente e che mi ha impressionata in positivo, ovvero Papaya Salad di Elisa Macellari, edito da Bao Publishing al prezzo di 21 euro. Questa è la prima graphic novel dell'autrice, che è un'illustratrice che ha collaborato per testate molto famose non soltanto in Italia, e devo dire che questo mi ha stupita tantissimo. Ma partiamo con ordine. Di che cosa parla questo fumetto? È liberamente ispirato a una storia vera, quella del prozio dell'autrice. Elisa Macellari è italo-thailandese. In questo fumetto racconta il viaggio di Son Pong, un viaggio che lo porterà sino in Europa in un periodo non troppo felice, ovvero proprio alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. La storia parte con un avvenimento di famiglia, perché infatti Elisa e i genitori tornano in Thailandia a trovare gli zii e si ritrovano tutti a tavola a mangiare in particolare la papaya salad. La reazione della bambina di fronte a questo piatto tipico thailandese, molto particolare perché è un po' dolce e piccante, fa tornare in mente a Son Pong alcuni ricordi del suo passato. E ripercorriamo un po' in parte quella che è stata la sua infanzia fino ad arrivare al momento in cui capisce che la sua scelta di vita, quello che vuole fare realmente, è partire, studiare lingue e conoscere il mondo. Peccato però che tutto ciò avvenga in un periodo non proprio facile. Per cui vediamo questo giovane ragazzo che si ritrova in Europa allo scoppiare della guerra in un paese straniero, dovrà affrontare diverse sfide che lo metteranno a dura prova, ma troverà anche l'amore della sua vita. È una storia che mescola sapientemente momenti dolci, toccanti, emotivi con momenti particolarmente drammatici e difficili. La storia di una famiglia, diciamo come tante, si mescola infatti alla storia, quella grande. E per me è stato molto interessante perché non sono mai stata in Thailandia e devo ammettere di sapere pochissimo sul coinvolgimento di questo paese durante la Seconda Guerra, quindi vedere alcune dinamiche, sapere qualcosa di più, mi ha fatto sicuramente molto piacere. Così come ho apprezzato tantissimo il rimando al piatto tipico thailandese, la papaya salad, che lega tutta la storia. Infatti, non solo il racconto nasce appunto dall'occasione di famiglia durante l'assaggio di questo piatto, ma la storia è divisa bene o male in capitoli. All'inizio di ognuno di questi troviamo un ingrediente per la papaya salad. La storia stessa ricorda un po' i sapori, o almeno quelli che mi immagino essere. Ultima cosa riguardo alla papaya, il fumetto stesso ricorda molto il frutto con questa veste grafica bellissima e le pagine fluo meravigliose. Anche aprendola vediamo proprio il frutto. Per quanto riguarda i disegni, li ho apprezzati tantissimo. Mi sono piaciuti tanto perché hanno un tocco veramente esotico, quasi fantastico e magico. Ho apprezzato particolarmente anche la scelta dei colori e in generale lo stile dell'autrice penso sia ben riconoscibile e nonostante sia il suo primo fumetto, devo dire che se l'è cavata più che bene. Uno dei punti di forza di questo fumetto, secondo me, è che parte da una situazione familiare che conosciamo bene o male tutti, per trattare poi il tema non soltanto dello scoprire se stessi, del capire che cosa si vuole fare della propria vita, andare certe volte anche contro la logica per seguire le proprie passioni, e si arriva poi a parlare di cose invece molto più grandi, come ad esempio la guerra, in particolare la Seconda Guerra Mondiale, l'impatto che ha avuto questo conflitto sulle persone, in particolare su quelle che si trovavano in un paese non loro. Come sarà la situazione a casa? Ci si è schierati da qualche parte? Che cosa si fa adesso? È un momento all'interno della storia particolarmente drammatico, di assoluta incertezza. Sono rimasta molto affascinata da questa graphic novel perché, come vi dicevo, ha un tocco esotico che ho apprezzato tantissimo e già dalle prime pagine mi ha immerso completamente nella storia. Mi aspettavo una storia abbastanza leggera sulla famiglia, sulle radici, dell'autrice, mi sono ritrovata invece un'opera più complessa e mi ha fatto molto piacere. È un fumetto che vi consiglio di leggere. Se vi piace la Thailandia o se vi piacciono i paesi asiatici, se state cercando una sorta di favola moderna, un tuffo nel passato con un tocco un po' più fantastico, non perché ci siano elementi magici all'interno della storia, ma perché i disegni, i colori sono un po' irreali e donano quell'atmosfera un po' surreale, magica. Infine ve lo consiglio se vi piacciono i viaggi, non soltanto fisici, ma anche interiori, alla scoperta proprio di se stessi. Fatemi ovviamente sapere qua sotto nei commenti se l'avete già letto, se vi è piaciuto o meno.
meno, se siete mai stati in Thailandia, se avete letto qualcos'altro su questo paese, ma soprattutto sono molto curiosa di sapere qual è il vostro piatto preferito thailandese. Io non sono mai stata in un ristorante thailandese, ma sono molto curiosa di provare. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!